al centro, poi prova il volo Corrado, posizione regolare di Luppi, è tutto assolutamente buono per il Pisa. Vado ad approfittarne Miracoli, poi Ergeligio, carica il destro, la conclusione, Pagno respinge, poi il pallone resta lì, arriva Luppi, il vantaggio. Palermo, interessante il lancio in avanti di Molfetta, attenzione a Guerra, tu per tu con il... Israel, ci prova Guerra, poi Lupi con il salvataggio sulla linea, poi Lupi ribadisce in gol per il 2-1 della Ferro. Guidetti, il tocco nuovamente per Corradi, bellissima l'azione con Guidetti che incrocia e poi sul tappino il gol di Davide Lupi per il 2-1. Il Padova. Guidetti, Luppi in area di rigore, il destro in... Dalle 14:20 e dalle 17:20 della domenica, ma ne parliamo dopo perché c'è una buona palla gol per la Felpistolò con Luppi, pescato nella rigore, Luppi, non trova la palla, ancora Luppi, spalla la porta, cerca di farla passare, alla fine se la ritrova sul mancino, Luppi calcia attraverso. Ergeligiu, arriva veloce a destra, Bergonzi, Ergeligiu la mette in mezzo per Luppi. Bergonzi cerca in area di rigore, anzi al limite. Miracoli, Luppi, poi attenzione, la palla passa per Guidetti in area, Guidetti coordina, ed è il raddoppio. La Feral Pizzalò, dall'altra Massimo Pavanel che ora trema per questa iniziativa. Bravissimo qui Davide Luppi a servire, è incredibile. Ora il lancio in profondità per Luppi, prova a mettersi davanti a Stefanelli che ritorna titolare dopo diverse gare di disponibilità. Spagnoli si coordina per la battuta con il destro. Come al solito Davide Luppi se lo vuole portare sulla bandierina, Luppi con la punta del piede, Miracoli. E così, visto che ci prova anche dalla... con sé anche Bergonzi,
Tanto sempre Bertini. Di Molfetta. Salines, pallone interessante per Lupi. Prova a incunearsi in area di rigore, va fino in fondo Lupi. Pallone arretrato. Ergeliu intercetta il lancio profondo Gasbarro, che ora torna in possesso di palla, glielo ha servito Ronaldo, se lo allunga però favorendo il recupero in velocità. Miracoli può partire il contro piede della Feralpin. Intercetta però tutto Zambadaro, che prova a partire di gran carriera, si ferma, è l'ultimo a toccare il pallone.